Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento con l'intervista, la nostra trasmissione d'approfondimento che oggi accende i propri riflettori sul sistema sanitario nazionale e lo facciamo con ospite in studio il dottor Giorgio Pulvirenti, il medico di famiglia più giovane d'Italia. Buonasera, dottor Pulvirenti. Buonasera. Collegato in diretta invece il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici, il dottor Filippo Anelli. Buonasera anche a lei, Anelli. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, Pulvirenti, iniziamo da lei. Lei quest'estate è balzato agli onori della cronaca per essere il medico di famiglia più giovane d'Italia, 26 anni, laurea in medicina a 24 e dall'aprile scorso la convenzione firmata il giorno del suo compleanno, il 9 febbraio del 2023 appunto, e dicevo da aprile è il medico di famiglia più giovane d'Italia. Una scelta consapevole, lei ha proprio scelto questa professione e ha scelto di essere medico di medicina generale. Sì, io ho scelto di fare il medico di famiglia, è una scelta che ho maturato già dal terzo anno di liceo. Credo che sia una scelta molto bella perché il medico di famiglia è fondamentale per il sistema sanitario nazionale, è fondamentale per i pazienti perché si mette proprio a stretto contatto con il paziente e lo visita, fa una prima visita, un primo step per poi capire come andare a continuare l'iter diagnostico o terapeutico. Quindi è una scelta che reputo molto importante e che mi piace molto. Presidente Anelli, una scelta quella del dottor Pulvirenti, tra l'altro una scelta anche entusiasta, che fa da contraltare alla carenza di medici di medicina generale, che purtroppo è una delle realtà che vi trovate ad affrontare. Sì, è una scelta che, come dire, condivido in quanto anch'io medico di medicina generale e quindi ringrazio il collega di aver scelto una professione che sicuramente, come dire, gli porterà tantissime soddisfazioni, sia sul versante professionale sia sul versante proprio dei rapporti che si creano con i cittadini, una dimensione, straordinaria, quella della fiducia che regola questo tipo di lavoro e che consente al medico di poter realmente entrare in quelle dinamiche del disagio della persona, anzi direi proprio della famiglia, che molto spesso è, come dire, è il substrato su cui si sviluppano le malattie. Abbiamo vissuto un momento difficile che è quello del Covid, in cui sono venuti fuori un po' tutte le difficoltà dell'esercizio di questa professione, una professione che è stata per anni lasciata sola, in cui i professionisti sono stati lasciati soli sul territorio e questo non ha fatto altro che aumentare ovviamente i carichi di lavoro e rendere questa attività sempre più complessa, perché il medico di famiglia ha oggi il compito non soltanto di svolgere quell'attività che gli deriva dalla sua preparazione, quindi alle sue competenze, che è l'assistenza primaria, ma deve associare a questo anche attività di supporto, come può essere l'assistenza psicologica, perché mancano gli psicologi, oppure l'assistenza infermieristica, perché ovviamente mancano gli infermieri all'interno degli studi. Talvolta deve fare anche lo specialista, deve fare il cardiologo, l'oncologo, il pneumologo, perché le liste d'attesa sono tante e le difficoltà dei cittadini devono trovare comunque una soluzione, soluzione che ovviamente non può essere rimandata da qua a qualche altra figura professionale, il medico li deve risolvere da solo. Ecco, diciamo che questo lavoro può diventare un lavoro ancora più efficace, ancora più efficiente se naturalmente l'assistenza primaria e l'assistenza territoriale venisse rilanciata con una ristrutturazione di questa attività attraverso un team di cure primarie che consentano poi di dare una serie di risposte in ragione delle competenze possedute dai singoli professionisti a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Dottor Pulvirenti, una scelta di vita la sua, lei non è figlio d'arte, i suoi genitori non sono medici, una scelta, lo diceva poc'anzi, nata, lei è giovanissimo, da ragazzino, ecco, ha già avuto delle soddisfazioni in questi primi mesi di attività di medico di famiglia, tra un po' entreremo con le immagini nel suo studio. Sì, ho già avuto delle soddisfazioni perché
Io appunto non sono figlio d'arte, ho una sorella che è mia coetanea, che invece lei ha fatto una scelta differente della mia perché lei è specializzanda in anestesia e rianimazione. Però sì, già ho ricevuto delle soddisfazioni perché iniziando un percorso clinico con un paziente, anzi con qualche paziente, sto iniziando ad avere dei primi risultati positivi, vedendo appunto, cercando di fare diagnosi il prima possibile per indirizzarli in un percorso terapeutico. Quindi ad oggi, anche se da pochi mesi che ho iniziato la professione, mi ritengo soddisfatto sotto questo punto di vista. Ma chiaramente ancora il cammino è molto lungo, sono solo all'inizio. Lo diceva il presidente Anelli, il medico di famiglia poi deve avere delle competenze, quanto più vaste possibili. Eh sì, difatti la cosa proprio bella della medicina di famiglia, che mi piace tutt'oggi chiamarla così, è proprio perché è il medico del nucleo familiare e quindi posso vedere il paziente a 360 gradi, sia il paziente sia tutta la famiglia, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che la cosa importante è l'ascolto del paziente, l'ascolto e la visita. Ma la visita non ho a che fare con un caso clinico, ma ho a che fare proprio con un paziente. E quindi è giusto ascoltarlo e visitarlo sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista psicologico, che è molto importante. Presidente Anelli, quanto serve l'esempio del dottor Pulvirenti alle nuove generazioni? Dicevamo c'è carenza di personale, mancano i medici, tra un po' parleremo anche delle facoltà a numero chiuso, ma ci si è allontanati da questa professione? Ma credo che il suo sia un esempio di, come dire, efficace, perché, come dire, una persona, un professionista che persegue il proprio obiettivo di carattere professionale e lo vuole raggiungere è sicuramente, come dire, apprezzabile ed esemplare. Però allo stesso tempo bisogna dire che esistono oggi delle difficoltà di carattere oggettivo nell'accesso a questa professione, che è quella del medico in medicina generale, perché il corso di formazione specifica in medicina generale potrebbe tranquillamente oggi, come abbiamo più volte chiesto al governo, di essere trasformato, anzi chiamato, corso di formazione specialistica, così come avviene in altri paesi europei, parametrando ovviamente le attività formative a quella di una scuola di specializzazione vera e propria. E poi, ovviamente, il tema che alcune volte compromette anche la scelta è l'entità della borsa di formazione per la medicina generale, oggi ferma sostanzialmente a un netto che si aggira intorno agli 800 euro, con un livello di incompatibilità assoluta rispetto a qualsiasi altra attività che è veramente stoica sotto questo profilo. E andrebbe ovviamente parametrata alla stessa maniera di quella che percepiscono i medici specializzandi, cioè esattamente il doppio, intorno a 1.600 euro. Ora è chiaro che un professionista con 800 euro al mese, se ha anche una famiglia da mantenere, trova estremamente difficoltoso poter scegliere un percorso formativo che per 3 anni produrrà un reddito che è sotto il livello di povertà nel nostro paese. Questo naturalmente oggi Ovviamente immagino piace. che il caso di Giorgio Pulvirenti è un motivo d'orgoglio anche per l'Ordine dei Medici di Catania. E nei giorni scorsi c'è stato proprio un incontro con il presidente Alfio Saggio e avete raggiunto un accordo per portare la sua esperienza nelle scuole, per incontrare i ragazzi dei licei e proprio raccontare la sua, possiamo definirla, missione. Sì, infatti ringrazio molto l'Ordine dei Medici di Catania, il presidente Saggio che mi ha coinvolto nella curva biomedica che è un progetto nazionale. E, secondo me è anche una scelta importantissima portare queste materie o la mia esperienza proprio ai giovani liceali, perché è da lì che si fa la scelta appunto. Ed è molto importante anche perché secondo me è sbagliato dover fare dei test. E dei corsi di formazione per accedere ai testi di medicina. Secondo me dovrebbe essere proprio la scuola a prepararti, perché
per affrontare il test nel miglior dei modi. Quindi apprezzo molto questo progetto della curva biomedica, proprio per questo, cercando io di portare la mia esperienza da giovane medico ai giovani diplomandi. Per lei anche un riconoscimento, è arrivato qualche giorno fa il titolo di medico dell'anno. Sì, infatti ringrazio molto l'Ordine dei Medici di Salerno e l'Ordine dei Medici di Catania che mi hanno premiato come medico dell'anno. Onestamente non me l'aspettavo, è un riconoscimento molto bello, anche perché la società non ci abitua, ecco, a essere premiati. Secondo me ricevo una premiazione, come se ho ricevuto una marcia in più a continuare questo mestiere, questa mia, che io definisco nobile missione. E mi incentiva a far sempre di meglio. Dottor Anelli, non mancano soltanto i medici di medicina generale, ma mancano anche i medici ospedalieri, gli infermieri. Si va verso un depotenziamento del sistema sanitario nazionale? In realtà i medici ci sono, no? Come spesso abbiamo detto, se i numeri non mentono, e in genere i numeri non mentono, noi abbiamo più di 4 medici ogni 1.000 abitanti in Italia, con una media superiore a quella della media europea. Quindi il problema vero è oggi l'attrattività del sistema, soprattutto del sistema pubblico, i carichi di lavoro, la forbice così ampia tra gli stipendi che i medici ricevono in Italia e quelli degli altri paesi europei, come dire, la difficoltà che i medici hanno oggi in termini di autorevolezza ad esercitare nel Servizio Sanitario Nazionale portano moltissima gente oggi a lasciare. Pensi che secondo l'ultimo sondaggio che abbiamo realizzato qualche settimana fa con l'Istituto Piepoli, il 40% dei nostri colleghi ha pensato di poter andare a esercitare all'estero, che è un numero veramente incredibile rispetto a quello che, come dire, uno si aspetterebbe. E questo la dice lunga rispetto alla difficoltà che i colleghi hanno nel voler esercitare in Italia. E poi la fuga verso il privato, sempre maggiore, perché più ricco di soddisfazione anche sotto il profilo economico, ma che riesce a come dire, in qualche maniera a compensare le amarezze che sono presenti nel Servizio Sanitario Nazionale. Per questo la scelta del collega è assolutamente, come dire, esemplare e dimostra quanto l'attaccamento ad un sistema, che è quello del sistema pubblico, che ha come obiettivo quello di garantire le stesse prestazioni a tutti i cittadini senza distinzione alcuna, come dire, riesce ad interpretare in maniera precisa qual è lo spirito della professione dei medici italiani. Ecco, dottor Polvidenti, nel sistema generale, che è appunto il sistema sanitario nazionale, il vostro ruolo è fondamentale, alleggerisce parecchio il carico sugli ospedali a cui bisognerebbe far ricorso soltanto per determinate patologie. Penso ai pronto soccorso spesso presi d'assalto anche per banalità, quando ci siete voi che potreste benissimo sopperire o risolvere tanti, tanti problemi. Sì, reputo che la medicina generale, la medicina di famiglia sia fondamentale proprio per questo che ha detto lei, ma anche l'ex guardia medica, la continuità assistenziale credo che sia fondamentale. Difatti io cercherei di incentivare a livello nazionale quella che è la continuità assistenziale, perché la reputo fondamentale, la reputo importantissima, soprattutto per alleggerire il carico che poi c'è in pronto soccorso. In pronto soccorso che purtroppo vedo che molti colleghi non vogliono più prendere la strada della specializzazione di emergenze e quindi lavorare in pronto soccorso perché ci sono turni massacranti, turni molto lunghi e anche responsabilità notevoli. Difatti si va sempre si va sempre con la medicina difensiva, che secondo me è una cosa molto tragica per un medico che cerca di salvare un paziente in tutti i modi e poi deve fare ricorso alla medicina difensiva. Presidente Anelli, la carenza di medici ha portato poi al fenomeno dei medici gettonisti che purtroppo continua ad andare avanti, una brutta piega che ha preso la sanità nel nostro paese, però bisogna ovviamente cercare di mettere delle pezze lì dove ci sono dei buchi.
Io credo che bisogna incentivare il Servizio Sanitario Nazionale e per farlo servono risorse. Per questo abbiamo organizzato un convegno in cui abbiamo dimostrato, insieme con una ricerca effettuata con il Censis, che un euro investito in sanità produce un altro euro, cioè raddoppia il rendimento, raddoppia il valore. È come se uno andasse in banca e mettesse un euro sul proprio conto corrente e poi se ne trovasse due. Ecco, questa capacità di investire nel nostro paese è una mentalità che dovrebbe cominciare a pervadere anche le scelte prioritarie del governo, così come le chiedono i cittadini, perché investire in sanità significa ovviamente far crescere questo paese. Ed è ovvio, lì dove tu non investi, il mercato produce situazioni aberranti, come quella dei gettonisti, perché ovviamente nel momento in cui i medici lasciano il sistema sanitario e bisogna coprire i turni, il mercato impone lì un aumento dei costi ad ora del servizio, delle prestazioni che vengono rese dai medici e quindi in questa maniera ovviamente cresce sempre di più l'interesse dei professionisti a svolgere attività ad ore piuttosto che un'attività inserita all'interno del contesto dei servizi organizzati del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, altro problema, poc'anzi faceva lei accenno a questo, riguarda l'accesso alla professione. Il numero chiuso è limitante per molti giovani che vogliono avvicinarsi a questa professione. Si parla di abolirlo, ma ancora si continuano a fare i test per accedere alla facoltà di medicina. Guardi, la cosa che ci preoccupa di più è che dopo il 2030 ci sarà una pletora di medici specialisti che non sapremo dove mettere. La cosa più, come dire, da un punto di vista etico, meno auspicabile è il fatto che uno possa, illudere i giovani medici dicendo fai un percorso che ti dura dai 9 agli 11 anni di formazione e dopo però il posto di lavoro non è assicurato. Io credo che questa cosa non sia un, come dire, un modo di affrontare le problematiche corrette. Perché ovviamente l'accesso a medicina che prevede un percorso formativo molto duro, molto lungo, molto difficile, deve poi sfociare in un'attività lavorativa. I giovani specialisti che fanno? Un cardiochirurgo che fa? Ma lavorare e fare l'impiegato? Cioè è veramente incredibile. E allora abbiamo bisogno necessariamente di una programmazione adeguata, in modo tale che non si illudano i giovani e quelli che iniziano un percorso così lungo e così complesso poi alla fine trovino la giusta soddisfazione nel mondo del lavoro. Credo che questo senso di responsabilità dovrebbe oggi pervadere tutto il mondo politico. Dottor Pulvienti, che ricordo ha lei dei suoi test avvenuti qualche anno fa? Sì, io mi sono diplomato al liceo scientifico Archimede nel 2015, quindi poi ho fatto il test per entrare in medicina nel 2015, esattamente. E io reputo che il test sia importante, proprio per dare una scelta ponderata al giovane diplomato di effettuare un percorso molto lungo. E come ha detto anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Nazionale, è importante dare un peso anche al test, perché è importante che una volta che uno studente inizia il percorso di medicina, è giusto che poi finito la laurea, è giusto avere anche un posto chiaramente di lavoro. Quindi io, più che concentrarmi sul test, che ormai non è più a numero chiuso, ma è a numero programmato di medicina, mi concentrerei proprio sui test della specializzazione. Ma neanche a livello numerico, perché come abbiamo visto prima, come ha detto anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Nazionale, ormai i numeri ci sono quasi equivalenti tra i concorrenti, i giovani laureati con appunto i posti di specializzazione. Ma mi concentrerei in cercare di rendere più belle, più attraenti, ecco, determinate specializzazioni. Come ho detto prima, anche tutta la parte di emergenze, che in questo momento ha una grave carenza nazionale,
O nel mio caso, nella medicina di famiglia, cercherei di rendere il corso di formazione specifica proprio una specializzazione, perché la reputo tale, la reputo fondamentale. Così cercherei di fare una manovra proprio nazionale per incentivare queste professioni che le reputo fondamentali nel percorso di medicina. Presidente, dunque il problema non è l'accesso quanto gli investimenti destinati al sistema sanitario. Ecco, dal PNRR può arrivare una boccata d'ossigeno per il settore? Ma sicuramente, come dire, 15 miliardi sono una boccata d'ossigeno per il Servizio Sanitario Nazionale perché consentono di migliorare le strutture, di introdurre nuove infrastrutture, soprattutto quelle digitali, consentono di avviare la riorganizzazione delle cure primarie attraverso le case di comunità. Però ovviamente questo investimento fa riferimento esclusivamente alle strutture e infrastrutture. Resta invece irrisolto tutto il problema dei professionisti. Noi abbiamo bisogno oggi invece che ci siano almeno 10 miliardi da investire sui professionisti sanitari, perché senza queste risorse difficilmente si potrà, come dire, invertire quella tendenza che è alla fuga del Servizio Sanitario, la fuga del Servizio Sanitario Nazionale. E oggi, come dire, abbiamo una prima inversione, l'attività del ministro Schillaci di allocare 2,4 miliardi dei 3 miliardi per il Fondo Sanità Nazionale sulle professioni è un primo segnale importante, però servono altre risorse e servono come dire, con urgenza, perché come dire, questo sistema di smantellamento, soprattutto di mancata attrattività da parte dei professionisti, diventa, come dire, oggi una delle urgenze su cui intervenire. Ecco, dottor Pulvidenti, si faceva riferimento alle nuove tecnologie, lei è un giovane, è un sostenitore appunto delle innovazioni, lei punta molto sulla digitalizzazione anche della sua professione. Sì, io credo che la digitalizzazione sia importantissima. Come ho detto prima, la cosa più importante della professione, della mia professione è proprio la visita e l'ascolto del paziente. Però se ci sono ad oggi tanti sistemi digitali è giusto anche utilizzarli. Proprio porto un esempio che è successo proprio oggi. Questa mattina mi ha chiamato un paziente chiedendomi appunto un consulto, che poi chiaramente l'ho invitato in studio per visitarlo, ma già ho iniziato una terapia telefonicamente che poi si è rivelata giusta visitandolo, perché la visita è sempre in primo luogo. Però ci sono tanti sistemi che ad oggi possiamo utilizzare, vedremo anche l'intelligenza artificiale fra qualche anno, è un campo che a me piace molto, che seguo tanti congressi sull'intelligenza artificiale, vedremo che ci potrà portare tanti benefici nella medicina e dobbiamo essere bravi a saperla accogliere, ma non dobbiamo mai dimenticarci i giusti valori di un medico. È vero che molti reputano la medicina generale di serie B rispetto alle specializzazioni e alle altre branche della medicina? Purtroppo quello che dice lei, sì, perché molti miei colleghi mi hanno detto questo, che la reputano la serie B. Difatti cercherei a livello nazionale, di incentivare questa professione, di renderla sia una specializzazione, ma anche di incentivare i nuovi laureati a proseguire questa professione, perché c'è una grave carenza nazionale di medicina di famiglia. Ma io non la reputo assolutamente una serie B, anzi ne vado proprio orgoglioso della scelta che ho fatto e che sto tutt'oggi facendo. E mi auguro che molti giovani colleghi possano prendere la mia esperienza e possano portarla appunto anche loro. Facciamo concludere il Presidente Anelli, siamo alle battute finali. Ecco, dottor Anelli, come vede lei il futuro? Ma io credo che la medicina generale oggi rappresenta per tutti i sistemi sanitari mondiali uno strumento essenziale e fondamentale, senza il quale non si raggiungono gli obiettivi di salute molto significativi. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, pur avendo un rapporto
tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL pari al 6,7%, riesce ad essere uno tra i più efficaci al mondo. Siamo al terzo posto in Europa per aspettativa di vita, quindi per longevità, e siamo anche al terzo posto anche per qualità nella longevità. Quindi diciamo che questo sistema riesce a essere efficace proprio perché oggi l'accesso facilitato ai medici di medicina generale, l'assenza di qualsiasi ostacolo, quindi non si paga il ticket, si può accedere in qualsiasi momento, consenta di instaurare un rapporto tale nella gestione delle malattie, soprattutto croniche, che portano i sistemi ad essere fortemente efficaci. E questo è supportato anche da studi che sono stati pubblicati su prestigiosissime riviste internazionali che dicono che il rapporto longitudinale, cioè quello nel tempo, tra paziente e cittadino allunga la vita. Allora credo che il futuro vero di ogni servizio sanitario nazionale stia proprio nell'incentivazione della medicina in generale. Questa attività oggi, che richiama quella di un secolo fa, no, dei medici condotti, riesce ancora oggi ad essere uno strumento per rendere sempre più efficace i servizi sanitari nazionali. In una battuta possiamo dire che è il primo anello di una catena che è rappresentata dal sistema ospedaliero, che però mostra, quello ospedaliero, dei segnali di debolezza. Ma sicuramente è la porta di accesso ai sistemi, e se non ci fosse la medicina generale i cittadini girerebbero da specialista a specialista. La capacità proprio della medicina generale sta quella nel ricondurre a unità di azione proprio l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, dandogli il giusto percorso e incanalandolo verso percorsi che sono appropriati. Grazie al Presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici, Filippo Anelli, grazie al Dottor Giorgio Pulvidenti, medico di famiglia più giovane d'Italia, grazie a voi che ci avete seguito da casa, appuntamento con altri ospiti e con una nuova puntata dell'intervista lunedì prossimo. Buona serata.